ragazzi, di nuovo su Card Monster. Andiamo a fare gli eventi. Li ho fatti qualcosina un po' oggi. Stavo in giro col cellulare, mi sono un po' divertito, però non l'ho finiti. Non ho fatto l'evento, ho dovuto abbandonare l'evento, infatti l'ho perso, però lo andiamo a concludere adesso velocemente. Ci accompagna sempre la musica un po' stravagante che troviamo a caso su internet. Che dire, che dire, che dire? Ho appena fatto un video su Card Monster di una partita di un deck tra deck viola. L'ho buttata là, la potete vedere sicuramente nei miei video, insomma. E poi commentatemi davvero, ragazzi, perché sto cercando di portare il mio deck viola a livelli stratosferici, però senza l'aiuto di alcune carte non posso fare niente. Allora, mi vado a buttare subito con lui così. E mi dice fortuna che lui mi esce così. Bah, ma perché mi esci così? Sacrifichi una carta fondamentale di questo deck. Non l'avrei mai fatto io. Però mi è uscito di due, va. Di nuovo lui. La peppa. Aggressive, ragazzo, eh. Il ragazzo è aggressivo, attenzione. Dai, un bel 7 me lo dai? Sì che me lo dà un bel 7, vai. Non male. Non male. Allora, come lo sistemiamo? Lo sistemiamo così? Lo sistemiamo così? Sta ancora a me? Ha messo la bomba. Ok, moriamo tutti a questo punto. A sto punto. Muori pure tu. Che bordello che è successo, eh? Vediamo un po'. Forse ho sbagliato, non avevo considerato la magia da parte sua. Devo usare la cosa lì. Vabbè, comunque tanto siamo riusciti a fare l'obiettivo. Senza che la portiamo a vincere, che non serve. Credo che sia il computer. Ok,
Non ho usato manco una carta oggetto. Credo proprio che sia il computer. Ok, l'evento l'abbiamo concluso. Adesso andiamo in arena. Ci andiamo a fare un'arena al volo. Fare un'arena al volo. Andiamo, questo Magic Tutorial. Rodrigao. Wow. Avete capito che ci ha messo? Livello 80 pass l'abbiamo anche noi, ma non lo faremo mai, Salabiti. Non l'ha potenziato, non l'ha incantato. Lo incanterà. Vedremo un po'. Ci ha messo subito la carta elite e ha sacrificato una buona carta che ultimamente stanno usando nel deck magia. Ah, per mettere l'orsacchiotto. Ora se la random gli va alta, mi incazzo. Meno male, 2-1, sono stato fortunato io questa volta. Allora, se sacrifico, metto su Cubus che ci può dare una mano. Non più di tanto, però. Però ce la dà, ci elimina un mostro. Ce lo toglie, per così la random si riduce a due soli mostri. Il che mi è più comoda. Buonissimo! Buonissimo, era quello che volevo, ovviamente. Eliminargli il mostro da rientrare. Anche se poi mi lascia quel mostro lì. Vediamo un po'. Vantaggio per ora. 7 mostri io, 5 lui. Ma non è il massimo. Non è il massimo. Rodrigao. Ci è andato a mettere il drago. Ci eliminerà tutti i mostri. Ci li eliminerà tutti. Due carte elite anche per lui. Non male il deck, eh? L'unica cosa che posso puntare è al sacrificio e ad uccidergli subito l'altra elite, lasciargli il drago, vabbè. Pazienza. Ok. Prego, dammi il sacrificio. No, non mi ha dato il sacrificio. Adesso è un problema, ragazzi. È un problema.
Perché io devo sacrificare un mostro per poi andare a battuta, insomma. Allora, se faccio 6, 9, 3 fa 12. 12 e 6 fa 18. Glielo uccido paro paro. Quindi purtroppo devo fare questo. Lo so, purtroppo devo fare così. Purtroppo devo fare così. Devo sacrificare un mostro. Ho dovuto sacrificare un mostro, purtroppo. Ah, il sacrificio già l'avevo usato, quindi mi è rimasto solo magia e quell'altro. Vabbè. Vediamo un po'. Ora aumenterà la magia a dismisura, ovviamente. Ho dovuto portare questa soluzione qui per forza proprio. Così rimane con un mostro solo. Mi raccomando, quando avete il deck dovete conoscere le carte a memoria. Io sapevo che sacrificando quella carta ci avrei avuto la gemma e poi la mia carta che mi serviva. Stavo cercando schiacciata di prenderla, ovviamente. È rimasto solo con una carta magia, ma vabbè, a 7 comunque è morto. Perché adesso è dopo attacco. Bella partita. È andato comunque. Sai che se muore comunque, perché se mi uccido il mostro, poi dopo rimane lì e come un broccoletto gli do una mazzata tra capo e collo e quindi si è arreso. È andata bene, è andata bene. Bel deck, me lo andavo a riguardare perché no? Perché si guardano le partite, si riguardano le partite. Guarda come stava, ha sacrificato questa, infatti è stata tosta, eh. Sono stato fortunato, ha iniziato con lui. Carino, carino. Particolare, ha messo carte un po' a caso, questa non l'ha sfruttata, quindi infatti, boh, vabbè, io per me costa troppo. Sarà stata anche fortuna mia di come ci ha avuto lui il mistero del deck, comunque sta messo bene, eh. Belle, belle carte. Lei mi è sempre piaciuta, Dorothy. Dico la verità. Un mix giallo-blu è figo, figo. Cioè, potrebbe mettere l'altra due summon. Carino il deck blu così, devo ammettere che ci sta. Non è male, non è malvagio. Carino, carino. Anche potenza superiore alla mia, quindi. Allora. Ci mancano esattamente 10 punti, 9 punti. Allora, vediamo un po'. Qualcuno riesca a beccarlo? Vediamo. Bagalù. Ci facciamo sta amichevole? Me la regali? Grande Bagalù. Gli facciamo un sorrisino. Fortissimo, ragazzi. Deck rosso, spaventoso. Ma un giorno faremo un'amichevole, perché no? Glielo dirò. Glielo chiederò. Faccio sorrisino e abbandono. Absolutely Tricky, che cosa stai architettando, Bagalù? C'hai un deck giallo per caso? Carino, no, sta col rosso, però usa Absolutely Tricky, mi sa che sta provando qualche cosina. Comunque, grande Bagalù che lo saluto. Intanto, visto che ci siamo, saluto anche i compagni di Gilda, per carità, non mi ricordo tutti i nomi, tutti i 50 i nomi, mi posso ricordare giusto Carcio Finn, il nostro... Non è il capo della Gilda, ma... C'è quasi, si occupa quasi di tutto. A volte mi dimentico anche di ringraziarlo. Grandissimo, gestisce anche WhatsApp, tutto quanto, insomma, grandissimo, grandissimo. Allora, che dire, che dire, che dire? Andiamo a ritirare la cosa, andiamo a aprire i pacchetti, che ci siamo un po' dimenticati di questi pacchetti, ultimamente. Allora, ce ne andiamo a aprire così. Ci abbiamo un po' d'aperture.
Ieri, l'altro ieri non l'ho aperto, ieri non ho fatto i video, quindi non l'ho aperto. E ho detto aspettiamo, magari li facciamo sempre in diretta, perché no? Sapete che dall'ultima esperienza che ci ho avuto ho deciso di aprire tutti quanti. Se non capite qual è l'ultima esperienza, basta che andate a guardare i video precedenti su YouTube. Vedete 2700 open box, ho aperto 2700 pacchetti e non ho trovato niente. Manco un'elite, manco una carta oggetto elite, zero. Allora da lì non ho fatto più niente. Vediamo un po'. Ho buttato un po' di carte perché erano un po' potenziate e mi sono ripreso dietro i cristalli, la roba. Allora, qui abbiamo una carta sicuramente leggendaria, magari elite. No, il canguro che è nuovo! Però mi piace perché questo esce tra 4 giorni e mi è uscita nuova. Carina, canguro box. Canguro un po' che mi ricorda l'Australia, che presto andremo. Non so poi come farò con le live, ragazzi, davvero. Vedremo, però... Prima la vita, poi il gioco, si dice, no? Allora, spero che mi date del tutto il sostegno al mondo, visto che comunque stiamo crescendo, siamo quasi arrivati a 400, quella è una cosa, cioè, allucinante. Io, davvero, se arriviamo a 1000 mi dovrò inventare qualcosa per dire 1000 iscritti, è proprio qualcosa. Allora, banda alle ciance, siamo su Card Monster. Vediamo un po'. Cartelito. Ah, Banshee! Mannaggia, buona però. No, l'avrò presa 30.000 volte, però. Apri tutto, c'era rimasto un pacchetto, vabbè. Allora, andiamo qui. Questi sono due pacchetti, cioè un'apertura e due aperture, diciamo. Non c'è nada, proprio zero. Ok, aprili tutti. E niente. Anche oggi ci eravamo quasi a sognare, ma non abbiamo sognato. Allora, ero intenzionato, cioè abbiamo i pacchetti, ora ero intenzionato a prendermi gli Awake di nuovo. Riprovare, prendermi 10 pacchetti Awake e aprirli con voi. Avevo detto che lo facevo e lo volevo fare, insomma. Tanto delle gemme non ce ne frega niente, se no accumuliamo le gemme. Le gemme sono qui, le accumuliamo o no? Questo è il dilemma che io ho. Perché volevo prendermi... Dove sono? Gli Awake. Mi prendo 10 pacchetti Awake così. Facciamo due random là. E domani ce ne prendiamo altri 10. E così finiamo le gemme e ciccia. Ce ne freghiamo. Qua ci andiamo a fare la nostra random, vediamo un po' se tante volte ci esce il zaffiro. No. E riproviamo. Niente zaffiro. E va, pazienza. Andiamo a vedere che cosa ci regalano questi 10 pacchetti Awake. Li apriamo tutti insieme, no uno per uno, perché non esiste uno per uno. Vediamo un po' se sono fortunati. No, zero, manco una carta leggendaria, manco epica, raga, manco dorata me l'ha data. E poi dici che c'hai la possibilità da prima, è una cazzata, vedi? Non era aggiornata. Quindi cioè, sprechiamo le gemme per nulla. Allora, che dire, per oggi è tutto, per Card Monster è tutto. L'arena, se qualcuno si sta domandando, no, non me ne sta importando più di tanto. Anche perché sto facendo proprio 3-4 partite al giorno, tanto per così, mai so, al leggendario, non so, visto pure che qui dentro al pacchetto alla fine non ci sta niente, cioè sta qualcosa così, ma niente di che. Vediamo se portarlo, insomma, ho detto, tanto i pacchetti a me non mi cambiano niente, le monete è idem, perché tanto si prendono, se giochi ogni giorno, insomma, la roba la prendi. Non lo so, va bene così, basta arrivare alla leggendaria, chi se ne frega arriva a top 100, ok, cioè, top 100 mi cambia il cerchietto qui, ok, sì, ora me lo tengo così, scorso mese sono stato top 100, adesso non ce ne frega più niente, insomma, se volevano anche risparmiare. Allora, come sempre, qui abbiamo vinto il torneo, lo rifaremo poi un altro giorno, al momento sono un po' indaffarato, quindi diciamo che sono le 4:30 del nostro venerdì. Staccheremo perché ho sia da fare e poi voglio giocare a The Crew 2, perché ormai mi sono chiuso, per chi mi segue ho fatto un video per YouTube ma non credo che l'ho ancora caricato e la sto girando tutta in live, quindi tutto live, sto registrando poco a The Crew.
anche perché registrerò solo quando sarò davvero, davvero forte. Vabbè, un saluto a tutti, ragazzi, a domani e al prossimo video su Card Monster. Un grazie a tutti, ciao.